Allora, adesso abbiamo uno slot di 4 ore, fino più o meno a stasera, e volevo utilizzare il momento così in cui siamo magari un pochino più freschi adesso per vedere la seconda pagina del questionario che vi ho distribuito questa mattina. Se c'è qualcuno che non ce l'ha, sì. Cosa gli è successo? Ok. Sì, solo la seconda pagina, perché la prima l'abbiamo già guardata assieme stamattina. Ci manca la seconda pagina, che si inserisce all'interno, così, di questo percorso in cui ci siamo creati un piccolo bagaglio di conoscenze comuni. E adesso proviamo ad andare un pochino più nello specifico rispetto a quelle che possono essere le nostre idee sullo sviluppo turistico della città. Lavoriamo su Galatina perché Galatina è, credo, a parte qualcuno, il luogo che conosciamo tutti. Possiamo anche allargare al Salento, se volete, non c'è nessun problema. Una volta che avremo finito con questa parte conoscitiva, avremo fatto un minimo di brainstorming, passerò ad illustrarvi quello che vi dicevo questa mattina, e cioè questo strumento di supporto alle decisioni per le fasi di pianificazione, turistica. Quindi saremo un pochino più rilassati, io lavorerò un pochino più meno, lavorerete di più voi. E spero di riuscire a farvi fare la simulazione fino alla fine, perché così vi do anche gli strumenti di interpretazione dei risultati, che sono la cosa che vi può servire nel momento in cui vi ritroverete a lavorare davvero poi sul terreno. Va bene, allora, fatta tutta la premessa rispetto a quello che sono per noi turismo, cultura, territorio, lo sviluppo, riuscire a integrare le necessità connesse al territorio e ad un orizzonte temporale un minimo lungo, proviamo a concentrarci su noi. Ma porca miseriaccia, scusate. Allora, provate a indicare usando 5 definizioni, parole chiave, aggettivi, tutto quello che vi passa per la mente, cercando di identificare quali sono per voi gli elementi positivi che caratterizzano Galatina o il Salento. Sì, va bene, come preferite, va bene. Cioè, se chi vuole farlo su Galatina lo fa su Galatina, e chi non ha conoscenza diretta su Galatina, oddio, potrebbe essere interessante che lo facesse lo stesso, perché un minimo di conoscenza ce l'ha e così abbiamo un feedback di un osservatore esterno. Allora, provate a riflettere, vi lascio un paio di minuti. Sì, ma proprio anche degli aggettivi, cioè quali sono le prime impressioni? Aggettivi, colori, patrimonio tangibile, intangibile, tutto quello che vi passa per la mente, quello che vi fa apprezzare la città. Sì, 2 minuti, quelle positive, poi ne discutiamo assieme.
No. Una crema di fave, okay. No, non lo faccio perché sono nella posizione in cui influenzerei. E invece non bisogna. Salve. Allora, chi vuole cominciare? Roberto. Ma tu sei un outsider anche tu, eh? Allora aspetta. Adesso non parlerai mai più. C'è forse una copia ancora da qualche parte del questionario o no? No, non si giustifica niente. Tira fuori gli elementi. Bino. Non ho detto niente però, Roberto, mi insegna. Roberto, sì, e che? Allora, dai. Calda accogliente, gialla rossa, piccola diffusa. Gialla rossa, gialla e rossa, questa volta. Ok. Allora, facciamo prima gli outsider, via. Sì, così siamo. Una cosa che pensate sulla latte. Arte e cultura. Che vuoi tu di nome? Io sono stato di pensare quando sento ancora la radio, non si mi viene in mente. Ok. E ho detto un concerto che si è seguito da una delegazione di Paolo. Ok. Era il discorso dei confini di questa mattina. Ok. Poi in realtà c'è una cosa che è una cosa del senso,
Ok, qualche altro outsider? Io ho scritto anche io da un nome straniero in terra. Ho scritto Luminosa. Metto rurali, eh? Poi la solitaria e la convenita. E le basiliche sono anche, diciamo, trasmettono qualcosa, fanno parte delle attrattive, ma anche trasmettono tutto ciò che è culturale. Per me allora l'importanza dal punto di vista storico, culturale e commerciale. Era molto di più prima, però non possiamo dire che adesso non c'è più la cultura che cresce. Signora? Paesaggio urbano? O lei intende paesaggio rurale? Sì, manca cultura. Patrimonio artistico. Storia, cultura, sì, arte. Sì. Gastronomia. Anche io ho dato sul discorso della centralità, cioè il fatto che sia organizzata centralmente dal punto di vista rispetto a Salento, ecco, e poi sull'ospitalità. Andrea, non si risale? Avevi scritto la tua? Allora facciamo così, visto che poi più o meno le cose si ripetono, qualcuno ha pensato cose diverse? Occupa una posizione centrale, cioè è praticamente equidistante dalla diagonale. Centrale, metto Ionio Adriatico. Un altro aspetto è la solidarietà, oltre che accogliente anche la solidarietà è un aspetto. Neanche per no, sono due aspetti che non si spaccino, sono diversi un po'. Il clima,
anche prima un clima abbastanza lieve, cioè devo delle temperature molto, anche se io adoro l'inverno, sono, lo ammetto che prima sono fortunata. E anche il fatto che una città come tutto il Salento in genere ha misura d'uomo, nel senso dove penso la qualità della vita sia uno dei punti di forza. Ma ti caccio fuori, sai. È bella. Bella. Ola. Ok. Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? No, ok. Allora, mi sembra... A cosa serve, secondo voi, questo esercizio? A vedere anche la sostenibilità magari di un progetto, la fattibilità sulla base di questioni concrete e anche a misura di bambino comunque, come città, quindi oltre che a misura d'uomo che si stanno facendo. Qualcosa di anche per le esercizioni interne corrisponde a quelle esterne. Esattamente. Allora, visto che abbiamo la fortuna di avere un gruppo in cui ci sono delle persone che conoscono Galatina ma vengono dall'esterno, che usano la città, no? I famosi city users, abbiamo la possibilità di avere un'idea di dove ci sono delle sovrapposizioni e poi lo vedremo dopo con la simulazione che faremo con la nominal group technique. È interessante vedere anche quali sono gli elementi su cui è facile puntare, ok? Abbiamo l'espressione di un immaginario, ma da parte degli outsider, in qualche modo, che in questo caso per la maggior parte corrisponde a quello degli insider. La cosa interessante, ad esempio, sono i servizi alla persona o elementi come la luminosità, cioè che sono delle cose che magari chi abita la città dà per scontata. Ed è il discorso che facevamo a tavola, quello dello sguardo, non tanto del turista in questo caso, ma dello sguardo del visitatore esterno. Io imparo a capire, ad apprezzare e a attribuire valore a determinati elementi non perché lo faccio direttamente, ma perché qualcuno da fuori mi guarda con occhi diversi e attribuisce valore, ad esempio, a delle cose che io non avevo considerato. Ho fatto l'esempio, eravamo a pranzo, vi è mai capitato di girare per la vostra città, trovare un gruppo di turisti con la guida, fermi sotto a un palazzo, la guida che ne so, mostra un particolare, voi alzate gli occhi, non vi eravate mai accorti che c'era, che ne so, la Madonna, l'edicola con la Madonna sul palazzo. Quindi c'è questo, l'utilità è sicuramente questa. Poi ci sono alcuni spunti. Ok, vediamo cosa ricorre. Allora, questo tema dell'accoglienza, come, da quale punto di vista la ritenete accogliente? Quanto mi riguarda, perché è aperta la città, per cui fa entrare le persone, accogliente in questo. Da parte degli abitanti, accoglienza da parte degli abitanti. In questo senso. Ok. Quindi è un atteggiamento sociale. Sì, esatto, atteggiamento. Ok, quindi aperta verso l'esterno. A livello materiale, cioè, non ho visto barriere che siano di tipo architettonico, quantomeno di stradale o visivamente, non in quel caso, sono barriere che mantengono un percorso passeggiando. E molto spesso avviene. L'urbanisticamento pure è accogliente, l'accoglimento da raggiungere da ogni... Non ci si perde, facile da girare. Ok, va bene. E poi più o meno mi sembra che gli altri aspetti, questo cosa significa? Che gli insider hanno un buon grado di consapevolezza anche rispetto a quello che sono potenziali asset, cioè
quelle che un signore, un sociologo francese che si chiama Burke, chiama le prese per lo sviluppo, prese nel senso proprio presa di corrente, quella cosa a cui ti puoi agganciare per dare spinta non solo all'economia ma anche e soprattutto all'ambiente socio-economico. Servizi alla persona va di pari passo anche assieme ad esempio alla solidarietà, ok? Bene, proviamo a fare il passo successivo. Adesso stesso esercizio, però sugli aspetti negativi. Quali sono secondo voi, sempre 5, non più di 5, facciamo, ha ragione Roberto, facciamo cominciare gli insider. Gli insider? Sì. Sì, in realtà sto facendo un po' fatica, però alcune... Sì, aspetta, no, penso che questo possa essere anche... Io sono un insider, faccio parte del gruppo degli insiders. E c'è il ragazzo che ha detto... Cioè, allora, diciamo che è stato utilizzato delle parole, ad esempio accoglienza che si può, tra gli aspetti positivi si può, diciamo c'è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, proporzionare l'accoglienza all'essere galatina, secondo me parlo di galatina, ci chiamano pezzi larghi, cioè che siamo, ci facciamo i figli, No, significa che abbiamo le guance.
Ok. Dotati di un'ampia autostima. E questo è un aspetto negativo, il fatto di... No, ma infatti, fare i figli, gli sboloni. Adesso metto e andrò in streaming, non so cosa è meglio, se la parola dialettale... Presuntuosi, va? Presuntuosi. Va bene. Sì, comunque questo è un fatto che pensi tu o un fatto che ci... Adesso abbiamo cercato di fare una costruzione insider-outsider di una percezione rispetto a elementi positivi o negativi della città, senza una particolare attenzione rispetto all'effettivo uso di questi elementi che abbiamo tirato fuori. E soprattutto senza una particolare caratterizzazione rispetto al contesto che ci interessa, che è quello legato allo sviluppo turistico. Abbiamo visto questa mattina che fra gli impatti di qualsiasi tipo di sviluppo turistico ce ne sono di positivi, ma ce ne sono anche di negativi, soprattutto nelle località che cominciano lo sviluppo turistico che non sono turistiche. Il problema che si pongono di solito i pianificatori è quello di cercare di capire quali sono gli step successivi da percorrere per riuscire ad assicurare uno sviluppo turistico sostenibile. E nella fattispecie può accadere che determinate scelte di promozione e di valorizzazione turistica abbiano una serie di effetti negativi incontrollati, soprattutto sull'impatto socioculturale. Cosa significa questo? Significa che forti flussi di visitatori inaspettati o non pianificati o non gestiti hanno un forte impatto su quello che si chiama la capacità di carico socioculturale. Conoscete tutti questo concetto di capacità di carico? No, ok. Allora, la capacità di carico è un concetto che viene dalle scienze naturali si chiama capacità di carico di fatto il livello massimo di inquinanti che un ecosistema è in grado di assorbire senza compromettere le sue capacità di resilienza. Adesso questo concetto di resilienza significa autoriproduzione, autopoiesi. Chi ha fatto greco si ricorda. La capacità di rigenerarsi. La resilienza è un concetto adesso estremamente di moda nelle scienze sociali e ha cominciato a prendere piede anche il tema della resilienza di provenienza scienze ambientali, ha cominciato a prendere piede però anche all'interno delle scienze sociali a partire dalla metà degli anni 2000. Nel 2005 c'è stato ad esempio un fortissimo stream di pensiero legato ad un progetto in Inghilterra che ha dato vita, ad esempio, alle transition towns, cioè un network di città medio-piccole che si chiamano città in transizione e che cercano di rispondere all'ipotetico problema del picco del petrolio, ok? E che quindi hanno di fatto riscoperto tutto un sistema di strumenti sociologici che venivano già usati negli anni 60 per fare quello che si chiama
insomma, democrazia partecipativa di fatto, ovvero questa città o una città X deve fare delle scelte per il proprio futuro, ok? Deve decidere dove andare. Chi lo decide? Lo decide esclusivamente l'apparato politico, l'apparato amministrativo, oppure c'è un processo di concertazione in cui anche la parte di popolazione che è governata si fa partecipe del processo e quindi si mette in atto una procedura di governance. Queste cose non sono nuove, non sono nuove e vengono da quella che si chiama la pianificazione strategica, che è un movimento degli anni 60 e 70 che viene dagli Stati Uniti. Adesso ve la faccio brevissima, ok? E in pillole. Se volete poi vi andate a guardare anche su internet la pianificazione strategica, di fatto è quella che ha portato adesso in alcuni comuni ad aprire dei blog di discussione sui grandi lavori di restauro o sulle grandi infrastrutturazioni. Okay? Bene, anche il turismo si è dotato di alcuni strumenti e quello che vi faccio vedere adesso è uno strumento che consente di misurare e valutare il LAC, il cosiddetto Limit of Acceptable Change, cioè non più e non solo la capacità di carico, che in questo caso è intesa come capacità di carico socioculturale, quindi numero massimo di turisti barra visitatori che una comunità locale è in grado di accogliere senza che siano messi in atto degli atteggiamenti negativi e di ostilità nei confronti di chi viene dall'esterno. Okay? Perché negativi e di ostilità? Perché di fatto l'arrivo di un numero ingente di outsider cambia gli equilibri del sistema interno. Quindi ci possono essere delle risposte negative. Vi faccio un esempio pratico. Ieri abbiamo visitato brevemente la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. Siamo arrivati a poco prima, esatto, poco prima che cominciasse il rosario. I vespri? Il rosario. Vabbè. Non mi chiedete a me perché io nulla so, ecco, nulla so di religione, sono totalmente agnostica, quindi ignorante, agnostica e ignorante su qualsiasi tipo di religione. Che cosa è successo? Siamo entrati in questa è una chiesa che viene utilizzata dai residenti, quindi è una chiesa della comunità. E nel momento in cui noi siamo usciti, c'erano già due signori col coltello fra i denti che ci incitavano, in qualche modo, a prendere la strada dell'uscita per non disturbare la funzione, giustamente. Okay? Quindi, oppure, esempio ancora migliore, che non riguarda noi. Qualcuno di voi è mai stato in Turchia? No, vabbè. La regione di Antalya, che è una delle destinazioni turistiche turche del balneare su 3S, Sea, Sun and Sand, quindi balneare di massa, Antalya è in una zona abbastanza rurale e anche in una zona di tradizioni conservative. In Turchia sono musulmani, per la religione musulmana è peccato scommettere per denaro. Le autorità turche si erano fatte venire in mente di aprire un casinò ad Antalya. Risultato, avevano in piazza tutta la popolazione dei villaggi attorno. Okay? Che cosa significa questo? Che già solo l'idea di quel progetto aveva superato la capacità di carico socioculturale di quella comunità e si era addirittura arrivati sopra al limite del cambiamento accettabile. Per quella popolazione quel tipo di cambiamento era considerato inaccettabile. Okay?
La stessa cosa potrebbe succedere su Santa Caterina d'Alessandria. I fedeli potrebbero incazzarsi come le bisce se, mentre c'è la funzione in corso, entrano frotte di turisti e di visitatori a guardare gli affreschi. Ok? Bene. A cosa serve questo strumento? È uno strumento di partecipazione pubblica perché consente di ascoltare le opinioni di un focus group e soprattutto consente di costruire un sistema di priorità rispetto a quali sono gli assi strategici sul futuro, ma anche a quali sono le cosiddette red lines, cioè le linee rosse, gli elementi di forte sensibilità per quella comunità. È particolarmente utile nella fase di pianificazione e di valutazione delle politiche di turismo culturale connesse al territorio e soprattutto di valutazione dei possibili impatti derivanti da un incremento dei flussi turistici. Come funziona? Funziona utilizzando questo strumento tipico della sociologia che si chiama Nominal Group Technique, quindi è una tecnica di focus group pilotato, e a questa tecnica di focus group pilotato viene associata la costruzione di un modello di valutazione degli intervalli di sensibilità. Cosa significa? Che banalmente si esegue per 3 volte la sessione di Nominal Group Technique, quindi il focus group viene effettuato 3 volte con 3 domande diverse, una volta a leggere il livello di tolleranza, cioè quali sono gli impatti negativi che la popolazione percepisce come inaccettabili rispetto a un eventuale incremento dei flussi turistici, oppure quali sono i requisiti minimi che la popolazione desidera avere, altrimenti non è disposta a fare alcun tipo di investimento nello sviluppo turistico, il livello della situazione corrente in cui il gruppo, quindi la comunità, fa una fotografia di quale è il livello zero, cioè come stanno andando le cose adesso, e il livello dei desiderata, cioè cosa la comunità vorrebbe avere come impatto positivo da un eventuale sviluppo turistico. Questo consente di costruire 3 livelli di percezione. L'interesse è che questi livelli di percezione all'interno del focus group sono sia individuali che collettivi. Adesso, quando prima abbiamo fatto la lista, qui c'erano solo delle percezioni individuali. Nella nominal, nel momento in cui si arriva alla valutazione, si trasforma un livello di percezione personale in un livello di percezione collettivo. Questo tipo di trasformazione lo si fa perché si dà una valutazione con degli adesivi di colori diversi circa l'importanza di una determinata affermazione, e lo si fa anche perché il focus group, adesso qui siamo disposti malamente, ma fa lo stesso, di solito si è in un tavolo circolare o con delle sedie, mi sto salentinando, sto diventando, ecco, delle sedie appunto come queste, ma in modo che tutti si possano vedere. Perché? Perché questo tipo di focus group consente l'interazione fra persone che di solito non hanno mai la possibilità di interagire fra di loro. Ok? Riuscire a rilevare questi 3 livelli di comportamento collettivo nei confronti dello sviluppo turistico consente di determinare la distanza fra questi livelli e se la comunità si trova sopra, sotto oppure a livello del proprio limit of acceptable change. È inglese, ma è la stessa cosa, è intuitivo. Allora,
cosa succede? Alla fine di questo esercizio noi siamo in grado di costruire in qualche modo un modello e di valutare questi gap, di valutare gli intervalli. Quindi, se dal focus group emergono molti elementi negativi e molti di questi elementi negativi li ritroviamo nella situazione corrente, significa che il livello di tolleranza è molto vicino alla situazione corrente. Leggi, siamo nella cacca fino al collo, ok? Detta male. Se invece il livello della situazione corrente e il livello di tolleranza sono fra loro molto distanti, cioè gli elementi che la comunità non è in grado di accettare non sono presenti anche nella situazione corrente, allora va bene, la situazione è una situazione tendenzialmente positiva. Il contrario per il livello delle aspettative. Più il livello delle aspettative è lontano, cioè meno sono gli elementi che ritornano nella situazione corrente e nella situazione delle aspettative, peggio è. Più elementi presenti nella situazione corrente sono anche presenti nel livello delle aspettative, meglio è. Questo ci consente di avere un'idea di qual è il valore dell'intervallo e di misurare questo cosiddetto limit of acceptable change. È chiaro fino a qui? Ok. Come funziona la nominal? Adesso vi faccio tutta la descrizione. Cerco di essere più rapida possibile e più chiara possibile. Dopodiché ci facciamo 2 minuti di pausa e vi faccio fare la simulazione, perché così capite. Arriviamo fino alla fine e vi do anche gli strumenti per analizzare i risultati. È una simulazione, ok? Di solito la gente si ingrifa poi quando facciamo queste cose e poi va a finire che questi fogli vengono ritirati fuori, ma qui la valutazione è una simulazione, ok? Va bene, allora, come funziona? È lo strumento, la nominal group technique è lo strumento che viene utilizzato per costruire questi 3 livelli del value stretch model. Prima di iniziare, a tutti i partecipanti viene distribuito un questionario con una serie minima di informazioni biografiche, età, genere, professione, seniority magari nel campo del turismo, da quanto tempo è residente nella località, eccetera. Perché tutte queste informazioni servono poi a chi fa la valutazione per rendersi conto di come stanno le cose in realtà. 3 sessioni successive di focus group pilotato. Come funziona? Il ricercatore o chi conduce la nominal pone una domanda al gruppo. Poi vi dico qual è la cosa più importante, cioè la composizione del gruppo, come si fa a costruire il focus group. E vi porterò magari qualche esempio di fallimento di cosa che ha funzionato. Il ricercatore pone una domanda e lascia ai partecipanti 2 minuti per pensare a una possibile risposta. I partecipanti scrivono 2 affermazioni e solo 2, o se ne scrivono di più devono poi comunque scegliere, nel momento in cui gli viene chiesto di dire cosa hanno scritto, devono scegliere solo 2, ok? A turno, di solito si è in cerchio, uno dopo l'altro possono dire che cosa hanno scritto e quello che viene scritto viene segnato sulla lavagna. In questo processo c'è il momento di costruzione di un rapporto relazionale fra i membri del focus group. Perché, ad esempio, la cosa difficile sui focus group per la costruzione del value stretch model sulla valutazione dei progetti turistici è il fatto di ottenere come affermazioni gli effetti negativi o positivi del turismo sulla località. E invece di solito i partecipanti partono dans tous les sens, come si suol dire,
e se ne escono con le cause e non con gli effetti. E quindi nel momento in cui si scrivono le affermazioni lì, sono affermazioni molto brevi e tutto il gruppo partecipa nell'aiutare chi in quel momento ha la parola a formulare nella maniera più sintetica possibile il suo pensiero. Facendo questo tipo di esercizio con le pubbliche amministrazioni ho visto cose che voi umani neanche immaginate, è divertentissimo. Se un elemento è già stato indicato da un partecipante in precedenza, può dire passo, non ho niente da aggiungere, e alla fine, quando tutti hanno preso la parola, si chiede se c'è qualcos'altro da aggiungere. Finito un round, si prende il foglio, lo si appiccica a un muro, a una porta o quel che è, e ogni partecipante deve attribuire un valore a ogni singola affermazione che è emersa, con degli adesivi colorati. Ogni colore ha un punteggio diverso. A determinate affermazioni i partecipanti possono anche decidere di non attribuire alcun valore. Significa semplicemente che si aumenta di fatto da 3 a 4 valori. Preferibilmente questa opzione è da evitare, ok? Perché dopo il ricercatore deve fare il calcolo dell'indice di importanza attribuito ad ogni singola affermazione e se il numero di bollini non corrisponde al numero dei partecipanti è un macello, ok? Allora, prima domanda tipica per la determinazione del limit of acceptable change di una località. Quali sono le caratteristiche, implicazioni e impatti del turismo nel suo luogo di residenza con cui non potrebbe in nessun caso convivere e che non sarebbe mai disposto ad accettare? Questo è il primo. Questa domanda serve a costruire il livello di tolleranza. Nel momento in cui gli elementi che emergono dal focus group sono presenti anche nella seconda domanda, che è quella che serve a determinare il livello corrente, a quel punto abbiamo individuato le cosiddette red lines, cioè le linee rosse, quegli elementi sui quali la comunità intervistata è particolarmente sensibile. Non lo accetteremo mai e c'è già adesso. Ok? Quindi su quello potrebbe essere prioritario intervenire e di solito le cose che vengono fuori non hanno nulla a che vedere col turismo, tipo aumento del traffico, aumento della prostituzione, mi vengono le parole in francese, meur, un cambiamento negli usi e costumi, eccetera. Allora, quali devono, di nuovo, l'ultimo round invece, quali sono i desiderata per il futuro? E va da sé che nel momento in cui otteniamo alcune caratteristiche della situazione corrente e le ritroviamo nella situazione futura, significa che su quegli elementi i decisori, quindi la pubblica amministrazione, il livello della politica, eccetera, può positivamente negoziare con la comunità locale perché su quegli elementi la comunità locale è positivamente impressionabile. È uno strumento un tantino sottile, quasi subdolo questo, perché dà una fotografia di quali sono i punti di forza e di debolezza della negoziazione. Se una comunità mi dice io non ne voglio sapere perché aumenta la prostituzione e mi dice non ne voglio sapere perché aumenta il traffico e poi viene fuori che si augura, di avere una migliore accessibilità o più piste ciclabili, la pubblica amministrazione può dire bene, io vi faccio le piste ciclabili e voi chiudete un occhio se c'è un po' più prostituzione. Ok? Faccio un esempione proprio a UFO, azzardato, ma è per darvi
l'idea di come può essere utilizzato lo strumento. Allora, adesso torniamo indietro e vi dico due cose su come si costruisce il focus group. È la parte più difficile, fra gli 8 e i 15 partecipanti, non di più. Perché oltre i 15 partecipanti viene fuori un macello, quindi qui decideremo chi partecipa e chi no alla simulazione, gli altri guardano, osservano, va bene? Una composizione quanto più possibile equilibrata fra uomini e donne, fasce d'età, orientamento politico, tipo di professione, eccetera. A seconda, se c'è una società multietnica, anche religione, eccetera, eccetera. Di solito si chiede che partecipino al focus group i rappresentanti di sottogruppi all'interno delle comunità. Faccio un esempio. Il parroco, il preside della scuola elementare, o una delle insegnanti, o il rappresentante del CNA, o uno indicato dalla CNA. Vi faccio degli esempi così, qualcuno della pubblica amministrazione. Se la comunità non è estremamente estesa, può bastare un focus group con più persone diverse. Se invece stiamo parlando di una città un po' più numerosa, potrebbe essere interessante fare più focus group, ma su gruppi omogenei. Ok? Bisogna verificare di che tipo sono questi gruppi omogenei. Solo i giovani, solo i vecchi, oppure solo le donne, solo gli anziani, eccetera, eccetera. Però di solito questa cosa si fa solo sulle città. Oppure si può decidere di farlo per quartieri. Cosa succede? Qual è il vero problema? Il vero problema è che se questo tipo di esercizio è un esercizio fatto a scopo accademico, è più facile comporre il focus group. Se l'esercizio viene fatto su commessa, il committente impone i membri del focus group e quindi spetta al ricercatore diventare deficiente a cercare di equilibrare le cose. È quello che è successo a me sul centro storico di Genova, ad esempio. Ho fatto questo tipo di esercizio sul centro storico di Genova da parte della pubblica amministrazione. Era un lavoro per la Fondazione Palazzo Ducale. Hanno chiesto che ci fossero 4-5 persone della pubblica amministrazione, quello che si occupava del Convention Bureau, quello di CNA, eccetera, e io ho lavorato 2 settimane a cercare invece dei rappresentanti molto più dal basso. Quindi alla fine avevo 15 persone, una fatica enorme, perché più è grosso il gruppo, più è difficile da gestire il focus, e ho fatto alla fine degli errori, e ve li farò vedere, perché ero davvero molto stanca. Nel senso che il compito del ricercatore è quello di andare a fondo ponendo ancora più domande a quello che sta parlando per cercare di aiutarlo a capire veramente cosa vuole dire e arrivare ad uno statement sintetico, comprensivo e che sia un effetto e non una causa. Su Genova è venuto fuori sull'ultimo round, quello delle aspettative, migliore qualità della vita. Cosa diavolo è? La qualità della vita è una roba che va dal subjective well-being, su cui stanno lavorando adesso, all'economia della felicità. La qualità della vita per me può essere una roba diversa rispetto a quello che è per un altro, e soprattutto è una cosa composita, non va bene. Quale aspetto della qualità della vita? Punto di domanda. Quindi mea culpa, però si impara poi, no? Facendo magari dei propri errori si impara. Invece mi è capitato di fare questo lavoro solo a scopo di ricerca su Predappio, che è un caso sexy da morire dal punto di vista della ricerca, perché è il tipico esempio di un conflicting use of heritage. Lì il vero problema è la capacità da parte della comunità locale di
non solo di accettare, ma di gestire questi flussi turistici di nostalgici, che nostalgici non sono perché sono tutti morti. Sì, sì, sì. E lì è stato invece interessantissimo perché abbiamo chiesto aiuto al comune per la composizione del focus group e in comune sono stati bravissimi perché sono riusciti a darci una decina di persone con davvero le preparazioni più diverse, i livelli di istruzione più diversi, la diversità nel genere. C'era disequilibrio anche dal punto di vista dell'orientamento politico, quindi è stato, lì si è visto l'interesse anche da parte della pubblica amministrazione ad affrontare la questione. Quindi la parte più difficile è proprio quella di costruzione del focus group. Ok, facciamo 5 minuti di pausa e poi proviamo a fare la simulazione.